Buonasera colleghi e colleghe, come promesso ci rivediamo a breve, anche se sono un po' in ritardo, ma vari problemi familiari, insomma, abbiate pazienza. Sono qui per parlarvi del DPCM primo dell'era Draghi, che peraltro mi sta anche simpatico, anche se mi ricordo sempre il drago, cos'era, Smaug del Signore degli Anelli, ma vabbè, o meglio, dell'Hobbit, per parlarvi del primo DPCM di Mario dell'era Draghi, quello datato 2 marzo, che entrerà però in vigore il 6 marzo e andrà a sostituire il precedente DPCM, quello del 14 gennaio, e avrà efficacia fino al 6 di aprile. L'unica eccezione riguarda l'articolo 7, che è quello relativo alle zone bianche, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Di fatto riguarda solo la Sardegna, quindi insomma non credo di avere tanti fan in Sardegna, anche se farò un cenno appunto anche alla zona bianca. A differenza del passato, invece di fare un video lunghissimo che vi ammazza stecchiti tutti, ho pensato di dividerlo in 3 video. Per adesso faccio il primo. Spero di riuscire a fare in serata anche gli altri 2, se no domani. Ho pensato di dividere in 3 video. Il primo, che è quello di oggi, oggi è il 4 di marzo, tra l'altro una data, non posso spiegarvi perché, ma particolarmente significativa. Riguarda le prescrizioni a livello nazionale, che sono poi le solite, ma le rivedremo velocemente. Poi trattiamo, per quel che è della zona bianca e delle prescrizioni in zona gialla. Poi pensavo di fare un video per la zona arancione e un video per la zona rossa. Quindi bando alle ciance, sapete che io tendo a dilungarmi. Guardiamo subito le prescrizioni valide a livello nazionale. Confermato l'obbligo di avere sempre al seguito la mascherina e di utilizzarla nei soliti luoghi all'aperto, salvo che ovviamente le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto ce ne esentino, quindi luoghi isolati o non frequentati al momento in cui mi trovo a muovermi, insomma. Ovviamente obbligo sempre anche al chiuso nei locali diversi dalle private abitazioni, niente di nuovo insomma. Come nessuna novità è introdotta per quanto riguarda le esenzioni, ovvero i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità che siano incompatibili con l'uso della mascherina, e anche le persone che con queste devono avere a che fare, devono interagire. Viene detto anche che sono esentati i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Rimane confermato l'obbligo del metro di distanza, ovviamente salve le eccezioni previste, che sono quelle eventualmente previste dai vari protocolli, ma insomma non starei a perderci tempo. La nostra stella polare è il metro di distanza o i 2 metri nel caso di attività sportiva, lo vedremo dopo. Veniamo agli spostamenti, sempre a livello nazionale. Fino al 27 di marzo, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita e in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome, salvo i soliti 3 motivi che ormai dovremmo conoscere a memoria: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, salute. Rimane sempre confermato la facoltà di rientrare nella propria abitazione, residenza o domicilio. Ha riconfermato l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio per chi è soggetto a infezione respiratoria caratterizzata da una febbre maggiore di 37 gradi e mezzo, e confermata anche la questione, diciamo così, dei disabili, che sono sia coloro che hanno disabilità motorie o hanno disturbi dello spettro autistico o
o disabilità intellettivo-sensoriali o problematiche psichiatriche comportamentali o non autosufficienza con necessità di supporto, per i quali è prevista la possibilità di ridurre il distanziamento interpersonale con gli accompagnatori o con gli operatori dell'assistenza operanti a qualsiasi titolo, per cui in questi casi c'è questo beneficio, non c'è necessità di tenere il metro di distanza e hanno sempre la possibilità di svolgere attività motoria anche all'aperto. Ho ribadito, perché lo voglio ricordare a tutte le pubbliche amministrazioni, noi lavoriamo in pubbliche amministrazioni, che nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, vabbè, questo ci riguarda meno, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Ricordiamocelo perché ogni tanto, secondo me, tendiamo a dimenticarcelo. Veniamo alla zona bianca. La zona bianca sono sempre individuate con ordinanze del Ministero della Salute. Si dice semplicemente che in zona bianca cessano di applicarsi le misure di cui al capo terzo, cioè le misure relative alle prescrizioni della zona gialla, misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. Quindi, quei divieti o quelle sospensioni che sono previste per la zona gialla vengono meno nella zona bianca, che comunque deve rispettare, cioè le attività in zona bianca devono comunque rispettare le misure anticontagio previste dal decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida. Quindi vengono meno i divieti di sospensione, cioè le sospensioni o i divieti di esercizio, ma comunque non viene meno il rispetto delle misure anticontagio previste da questo decreto e dai protocolli e dalle linee guida. Restano comunque sospesi anche in zona bianca gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, e anche le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche o locali assimilati all'aperto o al chiuso e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Questo è la zona bianca. Passiamo alla zona gialla. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. Quindi in quel caso consentiti solo spostamenti per le solite 3 ragioni. Viene sconsigliato di uscire addirittura di casa, salvo che per i motivi che abbiamo detto, i soliti tre, oppure per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Okay? Quindi, ovviamente, se mi devo andare a comprare il giornale, se devo andare a comprarmi un paio di calzoni, non è sicuramente una situazione di necessità, ma visto che le attività commerciali sono legittimamente aperte, io posso legittimamente uscire di casa per andare a fare acquisti di questo tipo. È confermato all'interno dell'ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una sola volta al giorno, sempre tra le 5 e le 22, con il solito limite delle 2 persone ulteriori a quelle che già lì siano conviventi, oltre ai minori di 14 anni, sui quali le persone, gli accompagnatori, di fatto esercitano la potestà genitoriale, e poi le persone disabili o non autosufficienti conviventi, come esattamente come era prima. Svolgimento di manifestazioni pubbliche solo in forma statica, rispetto delle distanze sociali prescritte e altre misure di contenimento, e tutto nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi del TULPS, e anche questo lo sappiamo già. Ha riconfermata la possibilità di disporre la chiusura per l'intera giornata o in determinate fasce di strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento. Fatta salva la possibilità di accesso e deflusso a esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private,
anche questa non è una novità, ribadito ancora l'obbligo nei locali pubblici aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso il cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, ovviamente stabilito sulle basi dei soliti protocolli o linee guida. Ma ricordo che è responsabilità dell'esercente stabilire il numero, non nostra, ok? È una responsabilità che si deve assumere lui, è lui che deve fare i calcoli, noi dobbiamo limitarci a controllarlo. Ancora, l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini pubblici è condizionato ovviamente al rispetto rigoroso, ma è sempre rigoroso, del divieto di assembramento, nonché il mantenimento della distanza interpersonale del solito metro. È consentito l'accesso di minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, alle aree di gioco all'interno dei parchi, delle ville o dei giardini pubblici per svolgere l'attività ludico o ricreativa all'aperto, rispettando le linee guida dell'allegato 8, e anche questo niente di nuovo. Sono ancora sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida e in assenza di pubblico. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono rigorosamente a distanza, salvo la sussistenza di motivate, ragioni. E anche le riunioni private è fortemente raccomandato che si svolgano in modalità a distanza. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato dal lunedì al venerdì, quindi diciamo non nei weekend e anche con esclusione dei giorni festivi, quindi no weekend e no giorni festivi, gli altri giorni è possibile. A condizione ovviamente che come dire, le modalità di fruizione siano contingentate e comunque organizzate in maniera tale da evitare gli assembramenti e da consentire, da fare in modo che i visitatori mantengano sempre tra di loro la solita distanza di almeno 1 metro. A far data dal 27 di marzo, questa è una data, si potrebbe dire quasi epocale da un certo punto di vista, almeno per il mondo della cultura, perché il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia prenotato online o telefonicamente, con almeno 1 giorno di anticipo. Quindi si par di capire che il sabato e i festivi, dal 27 di marzo, sarà possibile accedere ai locali che dicevamo prima, ai luoghi della cultura che dicevamo prima, previa questa condizione. Resta sospesa, dice, l'efficacia delle disposizioni che prevedevano il libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese, il libero accesso, cioè quello gratuito, perché ovviamente vi lascio immaginare il primo sabato del mese che assembramenti ci rischieremmo di avere. Alle stesse condizioni che abbiamo visto, possono riaprire al pubblico anche le mostre. Quindi, alle condizioni di apertura dei musei e dei luoghi della cultura, possono riaprire anche le eventuali mostre temporanee. Se riaprirà, per chi è a Roma o in zona Roma, consiglio la mostra dedicata alla collezione Torlonia, che è una roba assolutamente fantastica, andate a vederla. Vabbè. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club, che prima non c'erano, e in altri locali o spazi anche all'aperto. Ma a decorrere dal 27 di marzo 2021, questi spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali, nelle sale da concerto, in quelle cinematografiche, nei live club o in altri locali o spazi anche all'aperto, si possono svolgere, per quello dicevo, una data epocale, anche se esclusivamente composti a sedere preassegnati e distanziati, garantendo comunque sempre la distanza di almeno 1 metro, sia per il personale che per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.
La capienza consentita non può superare il 25% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può superare i 400 per spettacoli all'aperto e 200 per spettacoli in luoghi chiusi per ogni singola sala. Quindi possono riaprire dal 27 di marzo a queste condizioni cinema, teatro, cinema e teatri e similari, insomma. Ovviamente rispetto degli allegati 26 e 27, cioè le solite linee guida, i soliti allegati, e questo lo sappiamo. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni che abbiamo appena visto, e questo è abbastanza ovvio. Rimangono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali, centri ricreativi e attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Queste rimangono sospese. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Quindi no feste, grazie. Rimangono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri eventi analoghi. Veniamo allo sport. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, quando siano ovviamente accessibili, ma sempre a distanza di sicurezza di almeno 2 metri per l'attività sportiva e 1 metro per ogni altra attività. Sempre fatto salvo che serva per i minori o per le persone non autosufficienti la presenza di un accompagnatore che abbiamo visto prima ha la deroga alla distanza. Sono sospese le attività di palestre, di piscine, di centri natatori, dei centri benessere, dei centri termali. Possono invece svolgere quelle attività che sappiamo già, come dire, rientrano nelle prestazioni dei servizi minimi di assistenza, le attività riabilitative e quelle terapeutiche, insomma, le solite cose che sappiamo già da prima, quindi non mi ci perdo più di tanto. È vietato lo svolgimento degli sport di contatto, cioè è sospeso. Quindi vietato. Sono sospese le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e le attività formative di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se avessero carattere ludico o amatoriale. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale. Per questo i giocatori di calcio possono continuare a giocare, a infettarsi e ad andare in quel certo posto dove io li manderei tutti, perché sapete che sono un grande appassionato di calcio. Va bene. Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte degli atleti professionisti, esattamente come si diceva prima. Sospese le attività di sale giochi, di sale scommesse, di sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti. Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, è consentito l'accesso di bambini e ragazze ai luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidare in custodia, ovviamente sempre rispettando i protocolli di sicurezza e le linee guida come era prima, quindi sto ripetendo perché ce lo ricordiamo, non perché siano delle novità. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Passiamo adesso alle attività commerciali, che sono, come dire, uno dei punti dolenti della nostra attività. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata la solita distanza interpersonale e che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, con divieto di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario per l'acquisto dei beni, esattamente come era prima. E ovviamente svolgimento delle attività nel rispetto dei protocolli come era prima.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Passiamo ora ai servizi di ristorazione, altra questione di notevole importanza. Allora, attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 5 fino alle 18. Consumo al tavolo consentito per massimo 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, ovviamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per il confezionamento che per il trasporto, come era prima. Rimane consentita fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella del codice Ateco 56.3, ovvero gli esercizi simili ai bar, ma senza cucina, cioè bar e altri, scusate, mi sono incartato, bar e altri esercizi simili senza cucina, la vecchiaia avanza e poi non voglio usare gli occhiali, per non farvi vedere che sono vecchio. Allora, per questi soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar o esercizi simili senza cucina, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. E anche qui è cosa che ormai dovremmo avere imparato. E restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio a rifornimento carburante situati lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, ma sempre con la distanza di almeno 1 metro, come ormai sappiamo. Le strutture ricettive si possono esercitare, quindi alberghi e strutture assimilate, a condizione che sia assicurato il solito, metro di distanza negli spazi comuni e nel rispetto dei vari protocolli. Veniamo ai servizi alla persona, oltre ai servizi bancari, finanziari e altre attività. Allora, le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la loro compatibilità. Anche qui rimane come al solito, quindi in fascia gialla, sono consentite a condizione che le regioni abbiano individuato le linee guida da rispettare. Così restano garantiti, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi, l'attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. E per quanto riguarda i trasporti, a bordo dei servizi del trasporto, dei mezzi pubblici del trasporto locale e di quello ferroviario regionale, ad esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. Tralascio tutte le questioni delle scuole, tralascio la questione degli ospedali e tralascio la questione degli istituti penitenziari perché non sono di diretta nostra competenza. Saluto tutti e per chi vuole, appena riuscirò, rimando alla seconda parte, quindi quella relativa alle limitazioni della zona arancione. Buona giornata a tutti.